Ciao a tutti, sono Frida, la maestra di Ashtanga Yoga. Oggi ci accompagna Alessia. Questo è il quarto video, quarto segmento della nostra pratica di Ashtanga Yoga. Volevo solo ricordarvi che probabilmente prima di arrivare a questo video, voi avete già praticato per diversi mesi i video precedenti 1, 2, 3 e i video di chiusura, perché questa è la porzione centrale della pratica. Ed è quella delle posizioni più difficili. Addirittura vi consiglierei di iniziare con una postura alla volta. Cosa significa fare 1, 2, 3 video, fare la prima posizione di questo video, Bhujapidasana, e poi andare alla chiusura. E così via con le seguenti posizioni, perché, come vi ricordo, questa pratica va fatta giorno dopo giorno con molta calma e molta pazienza. Dunque, Bhujapidasana significa le gambe che abbracciano le braccia, quindi una posizione di equilibrio sopra le braccia. Poi abbiamo Kurmasana, la posizione della tartaruga, Supta Kurmasana, che è la posizione della tartaruga dormiente, e Garbhapindasana, la posizione dell'embrio. Ci prepariamo. Nel terzo video avevamo finito con Navasana e quindi ci trovavamo nel cane a faccia in giù, Adho Mukha Svanasana. Adesso Alessia entra in Adho Mukha Svanasana. E un piccolo consiglio: quando vogliamo saltare in Bhujapidasana, vogliamo partire con i piedi ben vicini alla parte finale del tappetino, in modo tale che con un grande salto riusciamo a portare i nostri piedi di fronte alle mani. Per molti di noi già riuscire a fare questo salto è già una bella soddisfazione, è già un buon punto. Se non vi riesce il salto, quello che vi consiglio per un po' di tempo è di tornare indietro e saltare di nuovo. Tornare indietro e saltare di nuovo. Quindi il salto vi porta i piedi di fronte alle mani. Idealmente le mani non si spostano, rimangono ferme a terra anche se un piccolo spostamento per aggiustarsi ci sta. E poi vogliamo avvicinare il piede destro e il piede sinistro. E Alessia qui riesce facilmente a incrociare i piedi. Anche lì potrebbe essere una fase intermedia molto comoda, quella di rimanere solo con i piedi uno vicino all'altro. E poi la seconda parte della posizione è appunto questo: portare la testa sul pavimento e i piedi si sollevano dietro. E qua rimaniamo per 5 respiri. Quindi è un lavoro che facciamo con il nostro addome. Abbiamo l'Uddiyana Bandha molto ben pressionato, la schiena ben arrotondata e il respiro Ujjayi forte che si sente, audibile. Uscire da questa posizione è molto particolare. Per uscire da questa posizione ci sono diverse tecniche, adesso vediamo la più semplice. Sollevate la testa, appoggiate i piedi a terra, sollevate i fianchi e saltate indietro in Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana, inalo, Adho Mukha Svanasana, esalo. Kurmasana, la posizione della tartaruga. Salto con i piedi di fronte alle mani. E qua porto i piedi un po' più vicini, le mani e le braccia ben incastrate dietro le gambe e poi mi siedo. Quindi ischioni a terra, piedi sollevati per un istante. Le mani scivolano lateralmente come una lettera T e con i talloni sul pavimento, non più le dita dei piedi, porto le gambe in avanti. Se riesco, qui Alessia ha una pratica abbastanza avanzata, schiaccio talmente forte con le gambe sopra le braccia che riesco a sollevare i talloni, punto le dita dei piedi in alto e ho il mento appoggiato al pavimento. Diciamo che così è la forma perfetta della posizione. Potrebbero esserci tante variazioni. Per esempio, lasciamo che i piedi cadano, potremmo essere qua. O addirittura potremmo essere con le ginocchia più sollevate, specialmente se stiamo appena iniziando la pratica. Supta Kurmasana è una posizione che richiede
una buonissima apertura dei fianchi e dell'inguine. Quindi solitamente vi aiuta un maestro a entrare in questa posizione, perché avendo preso le mani una con l'altra, ci si sposta sui piedi e si cerca di unire i piedi. Allora, come vedete, è una posizione molto avanzata. Questa posizione io vi consiglio di impararla con un maestro. Non cercate di farla da soli perché vi potete fare male al collo, potete fare male all'inguine. Comunque, diciamo che se avete già una buona pratica, qua ci rimanete altri 5 respiri e poi vediamo l'uscita, che sarebbe anche l'uscita da Bhujangasana, quindi l'uscita più difficile, un po' più complicata. Solleviamo il corpo, ci solleviamo sulle mani e abbiamo Tittibhasana, la posizione della libellula, abbiamo Bakasana e Chaturanga Dandasana. Inalo Urdhva Mukha Svanasana, exhalo Adho Mukha Svanasana. Saltiamo ancora una volta fra le nostre mani e ci sediamo. Garbha Pindasana è la posizione dell'embrio, richiede di un loto completo. Quindi in Ashtanga abbiamo la gamba destra prima e sopra la gamba sinistra. Bene, siamo arrivati a Garbha Pindasana, abbiamo il nostro fior di loto. Ricordatevi che se non riuscite a fare un fior di loto completo, potete fare mezzo fior di loto o addirittura le gambe semplicemente incrociate. Una cosa utile potrebbe essere uno spruzzino del genere, perché se non siete in una situazione climatica molto umida oppure non state sudando tanto, è difficile far passare le mani, le braccia all'interno di quei piccolissimi buchetti che si creano quando facciamo il fior di loto. E adesso Alessia ci farà vedere. Ci mettiamo in equilibrio sugli ischi e poi entra una mano e, per esempio, qua la cosa sarebbe, posso? Bagnarsi o addirittura mettere acqua e sapone per riuscire a far passare tutte e due le braccia all'interno delle gambe. Le mani vanno sul viso e qua rimaniamo per 5 respiri. Ricordatevi anche che se siete pelle con pelle è più facile o tessuto con tessuto è più facile. Dopo i nostri 5 respiri abbiamo le nove cadute sulla schiena. Inaliamo al centro e esaliamo, cadiamo indietro. Inaliamo al centro e esaliamo. Inaliamo e esaliamo, rappresentando i 9 mesi di gestazione. Quindi, una volta che abbiamo fatto tutto il giro, come un giro di luna completo, Kukkutasana, mettiamo le mani a terra e solleviamo le gambe. E qua abbiamo altri 5 respiri. Quindi altri 2 respiri per Alessia e poi continuiamo con il nostro Vinyasa. Alessia è in grado di saltare in Chaturanga mantenendo il fior di loto. È una cosa abbastanza difficile, quindi potete anche sciogliere semplicemente il vostro fior di loto e saltare indietro Chaturanga Dandasana. Ok, solo per un attimo Alessia, torna in avanti e siediti. Ok, se non riuscite a fare il fior di loto o avete un mezzo fior di loto o avete solo le gambe incrociate, potete comunque fare Garbha Pindasana. Potete prendere la parte esteriore dei piedi, tieniti da qua, rimanere in equilibrio sugli ischi, quelle 5 respirazioni, potete anche inalare al centro, esalare indietro e fare le 9 volte, che è giusto un esempio, e poi alla fine, quando ritornate in avanti, potete sollevare il bacino anche mantenendo un piede puntato a terra, eh? Va benissimo. Grazie mille. Poi ti siedi.
Benissimo, per oggi è tutto. Ringraziamo Alessia, molto gentile, grazie mille e a presto per il prossimo segmento. Namaste.